Mina ammazza! Ma no! Ma no! Grazie, 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 ma troppo buoni, sulla fiducia, ancora devo cominciare. No, io ero sceso un attimo per buttare questo, Dice, non ci facciamo riconoscere. No, facciamoci riconoscere, se no qui hai visto, te si incollano con tutto il sacchetto e poi ti discaricano. Diceva, cioè, sono sceso per buttare questo vestito così. Oh, sì, con lo smoking. Bello, Nuovo, ci ho fatto solo un battesimo e una cresima, quasi nuovo, Lo so, l'uscita in smoking per l'italiano è pericolosa. Eh sì, per l'italiano medio è pericoloso, perché se esce vestito così, che ne so, Tronchetti Provera, il dandy della Confindustria, no? Uno dice, vedi, l'ingegnere è andato all'opera. Se si presenta vestito così Giancarlo Magalli, uno dice, vedi, ha trovato un posto da sommelier. Giusto, perché, no, pure io non è che... Non sfuggo, grazie, anche io non sfuggo, ho detto un italiano medio come me, come Giancarlo, cioè noi, io ho sempre paura che quando sono vestito così mi si avvicini uno e mi dica, senta, io al primo lo salto, che c'è per secondo? Però in questo contesto una disca... Ah, mappa però, quanta mondezza che facciamo, guarda che buttiamo un sacco di roba, tante monnezza di immondizia proprio ne facciamo tanta. Ha ragione il nostro Presidente del Consiglio, noi non siamo secondi a nessuno. E no, caro Presidente, sulla monnezza siamo quarti e arriviamo dopo Gran Bretagna, Francia, Germania, come al solito, insomma, ci siamo salvati pelo pelo, 10 kg di meno e non rientravamo neanche nei parametri di Maastricht della mondezza. Beh, io, visto che ci sono, vado a buttare questo, perché... Bisogna essere precisi, buttarlo nel cassonetto, per carità. No, non mi è preso un colpo. Ci sto pensando. Sto facendo la riflessione da cassonetto. E sì, perché noi buttiamo via le cose così, senza pensare. Poi sai quante cose buone buttiamo che invece dovremmo andare a recuperare? Anzi, a proposito, fammi vedere che stavo a buttare io. Fammi vedere se posso recuperare qualche cosa. Che c'è qui? Questo po'... Un mandarino? E perché ho buttato sto mandarino? Ah, perché qui mi sembrava un po' tocco. E invece, questo è ancora buono, per esempio, vedi? Questo si può riciclare per questa sera a cena. Ecco, e il resto invece si butta. Guarda qua, quanta roba bella che hanno buttato! E queste che sono? Oh, due borse! E queste sono quelle che si è levato Berlusconi... Vabbè, presidente, vabbè. Salve, presidente! Era bello prima e più bello adesso! Guarda qua, Ambedio! E che ha buttato Paolo questa qui? Una scatola! È l'unica che non gli hanno rotto! Gli hanno rotto le scatole! Guarda la roba che buttano, guarda! E questo che è? Un teatro tenda o il reggiseno di Valeria Marini? Ammazza! Deve essere suo, odora ancora di silicone. Vabbè, vorrei... Che io non sono contro il silicone. Per esempio, l'altro giorno c'era uno spifforo in una finestra di casa mia. Ci ho messo il silicone, adesso sta a posto. Soltanto che invece di montare le tende, adesso io devo montare un reggiseno. Vabbè, comunque questa... vedi quanta roba buttano? Guarda qua, vedi? Questi, guarda, i bond, hanno buttato i bond e poi si sono trasformati, ormai questo valgono i bond, anzi questa vale di più. Io penso a tutti i risparmiatori, questa vale di più perché poi questa è anche ruvida, diciamo, via, vabbè, saltiamo, non facciamo le cose così. Qua, la Costituzione italiana! Questa ancora nuova, di zecca, va,
e la vogliono, la vogliamo cambiare, ma per me andrebbe bene pure questo. E guarda qua, che hanno buttato. E che è questa? La barba di Saddam. E qui, oh, quella, la barba di Saddam, hai visto Saddam? Gli americani l'hanno trovato dopo un po', si erano dimenticati dove l'avevano nascosto. Gli hanno trovato una cosa che esplodeva, un ascesso. No, perché a me sta cosa, scusate, mi appropinquo se il mio regista Massignan Salvarin, questa cosa di Saddam, che non si trovava, non si sapeva dove era Saddam, però avevano preso i figli prima, Usai e Kusai, il terzo, il più furbo, Menannai, no, non mica trovato, e perché, sai, e perché Osama Bin Laden, sono anni che lo stiamo a cercare, sta Osama non si trova, dove sta Osama, non si sa, Osama, chi lo sa, l'Osama non lo dice, però lui ci manda una cassetta a settimana, uno va dal giornalaio, ci scusi, è uscita l'ultima di Osama, sa, non ce l'ho, la danno come supplemento, no, io dico non si trova Osama, seguiamo quello che ci porta le cassette, vuoi vedere che ci porta da Osama, non è perché così è, c'è qualcosa che non va, Osama. Che poi lui trasmette da quella televisione dell'Emilia Romagna, no? Al Cesir. Osama che ha questo sguardo buono, questa. Per me è uno dolce. Non dico non è vero, lui parla, fa quella camalla, quella calla, e camalla calla, quella, dico, c'è sta a fare gli auguri di Pasqua. Invece fuori campo fa dei gestacci, delle cose. Poi, Osama, dobbiamo aver paura di questo Osama e di quell'altro amico suo là, il mullah. Dice che fa, mullah qua. E stava a parlare qua, ho fatto un mullah. E dove devo fare? Ma parlo qui e vado a fare mulla là, faccio mulla qua, mulla. No, mulla, Osama e Omar. Dobbiamo aver paura di questi due che si chiamano come i figli di Orietta Berti. Ma dimmi, Osama e Omar. Ma non lo so. Scusate. No, volevo chiedere scusa al direttore. Direttore del Noce, mi scusi, sto facendo satira. Che avete levato la linea? No? Allora si può fare satira. Allora io continuo. Che bello, che se può fare la satira io la faccio, e no, io l'ho detto agli altri dirigenti, se devo fare la satira io non guardo in faccia a nessuno, la devo fare, la faccio, Berlusconi, ta, no, perché se uno non dice Berlusconi, che satira è? Oggi se non dici una battuta contro Berlusconi, allora io la dico, signora, io vado fino in fondo, allora Berlusconi somiglia a una melanzana. Forte questa, il micidiale. Quando c'è da parlare male delle melanzane, io non guardo in faccia a nessuno, sa? E che me ne importa? No, perché dice, ma che fai solo le battute su Berlusconi? No, faccio anche le battute su Rutelli. Dunque, senta questa che è micidiale. Rutelli è... A me non mi viene niente su Rutelli, signora mia, ma com'è? Su Rutelli non mi viene niente. Uno non riesce neanche a parlarne male dei Rutelli, cioè non ne parli e basta. Vabbè, io faccio pure una battuta su Mussolini, perché voi dovete capire il problema, il dramma umano di essere la nipote della Loren. Oh, so problemi questi, ragazzi. E perché D'Alema? Ah, D'Alema, baffino. D'Alema, che è il capo politico della sinistra, anzi lui ha detto che è stanco di essere il leader politico della sinistra e lui vuole essere il capo spirituale, il Dalai Lema. D'Alema, ciao Massimo, porca miseria, Massimo, ma che poi Massimo D'Alema è sempre infastidito, l'hai visto quando... con questi baffetti gli dà tutto fastidio, se guarda allo specchio se dà fastidio, nella realtà D'Alema si sta sulle balle da solo, ma io che colpa ce n'ho, gli dà fastidio, le scarpe gli daranno fastidio, perché non se le fa fare su misura, nei DS c'è la fila di gente che vorrebbe fargli le scarpe, ma io devo trovare qualcosa di più importante, qualcosa di... Arta, guarda qua! Vedi? E qui è passata la Clerici! Col grembiule! La Clerici, sì, perché oggi in televisione si comincia a spadellare alle 6 di mattina, si finisce a mezzanotte, cucinano tutti. Lei con quella... Senti, Antonellina cara, adesso tu mi fai
Una mamela da vini tagliata. No tesoro, che fai? Ma che mi fai così, dadini, piccoli piccoli, e la fai rosolà con una noce di burro, eh? Poi parla il toscano, là, bigazia, Mario, Dio, cioè, oh, la mia, oh, senti, Anna, e tu ci metti anche un pochino di scalogno. Tu sei proprio stupido, lo scalogno porta iella, lo sai, no? Ma, c'è, vabbè, va, guarda qua, guarda, si trova di tutto in una discarica, anche un sassofono, oh, ma che ci ha attaccato lei? Sì. Come sì? Lo sa suonare? Forse. Forse? Non lo so. E provi? Sì. Sì. Allora può stare con noi, può certo. Suonare con me. E nella trasmissione, in trash, non si butta via niente. Però un sassofono è... Guarda là, non me ne ero accorto. Ma che bello questo contrabbasso. Di chi è sto contrabbasso? Eh? Di chi è? È suo? E chi lo lascia abbandonato qua? Senta un po', ma lei è venuto da casa vestito così o ci ha pensato? Vabbè, sembra un sarto. Ma che? Ma allora siete... Siete un... Guarda là, c'è un trombone. C'è... Venga fuori, venga fuori. Qua il corsaro nero c'è, il corsaro giallo. Ma allora questo è un tranello. Com'è caruccia sta cosa che abbiamo pensata, eh? L'abbiamo provata 2 o 3 giorni. Che trovata, che trovata! Questo... È il gruppo musicale che suonerà in trash non si butta via niente, la Ecological Jazz Band di Marco Zurzolo. Vai Marco! Quanti sì! No, non l'ha saputo fare, vabbè. Bravo, bravo. Ragazzi, ho tentato una danza del ventre con la signorina, ma era ingessata, sembrava uscita dal CTO, stava ingessata. Questi sono dei ritmi che abbiamo recuperato dalla discarica, perché loro sono dei jazzisti che amano questi ritmi, queste musiche etniche. È un recupero, cioè, ma che ci azzeccava adesso mo sta musica? Che ci azzecca? Ci azzecca, perché la moderna comunicazione è fatta di accostamenti stridenti, provocatori, ecco, perché la televisione oggi si fa così, quindi non vi dovete meravigliare, dovete essere subliminali. Che vuol dire subliminali? Che ne so io? Mi hanno detto è sabato, dilla che c'è tutta gente bella, che è istruita, capisce la parola subliminale. Subliminali, perché oggi è così la comunicazione, il rapporto fra il conduttore e il pubblico, no? Fra il conduttore e il fruitore, il conduttore per eccellenza è il presentatore, una volta si chiamava presentatore, adesso si chiama conduttore. A me mi viene in mente l'elettricità, conduttore, il ferro è un grande conduttore, anche l'acqua è una grande conduttrice, come la Carrà. La Carrà non ha le bollicine. E poi, no, perché il rapporto fra comunicatore e fruitore. Io quando sto a casa fruo, cioè quando vedo certi programmi mi fruano, signora, sa, non è che lei frua? Dipende, e sua moglie? Gli frua pure alla signora, no? Lei frua? A volte sì. Ah, signorina, che graziosa signorina con un serpentello. Lei frua? Mi dica. Sì, sì, fruo. Eh? Fruo. Quante volte al giorno? Dipende. Come dipende? Mi deve dire una media, tenga una media. Un paio di volte. Al giorno, salute. Si alzi un attimo. Volevo vedere... Beh, certo.
scenda al gradino per favore, già mi dà fastidio. Mi sono andato a pescare l'unica. Senta, ah sì, lei frua, eh? E perché è così alta? Lo sa che a me mi dà fastidio la gente alta? Ho mangiato tanto e sono cresciuta. Vediamo, visto che è così bella, vediamo se è anche intelligente. 7x9. Non lo sa, vedi? Non gli viene 7x9. Perfetta per fare la showgirl. Allora, lo sapete che c'è? Tenga, mi regga il microfono, faccia la regista. Siccome ha fatto tanto la spiritosa, è una bella ragazza, dice adesso ho svoltato, come si dice in Val d'Aosta, cioè sono arrivata. Invece io la nomino, la nominiamo? Venga qua, guardatela bene. Lei sarà nominata e sarà espulsa dalla casa di Trash. Per lei Trash è finito qui. No, vabbè. Allora guardi, lei allora è sequestrata ma nelle mani del nostro direttore di studio, che c'ha anche le mani lunghe, lo chiamano mano morta. Vada, poi gli faccio sapere io cosa succede. Vada. Ma anche distratto adesso. Dove ero rimasto? Come qui? No, qui nel senso fisico di discorso. Dove ero rimasto? Fruo, bravo. Bravo baffone. Ecco qua, noi ci abbiamo Stalin, il nostro uomo di ferro. Mazza che bei baffoni, mi viene voglia. Vabbè, senta, fruo, il rapporto fra comunicatore e fruitore, perché poi una volta non si chiamava conduttore, si chiamava il presentatore. Adesso invece c'è la rivalutazione, mi scusi se mi muovo, ma me l'ha detto il regista, muovi, dice, fai vedere lo studio che è costato tanto alla RAI e io mi muovo, cammino come un pazzo, so peripatetico. Ecco, una volta, adesso c'è la rivalutazione del conduttore stagionato, cioè Costanzo, avete visto le feste che abbiamo fatto a Mike, Pippo Baudo, insomma l'anchorman che passano gli anni e sta ancora lì. Quando è carina questa, quando è carina, Coco? È buono. No, perché loro hanno ragione. Perché non hanno mai cambiato il loro modo di esprimersi, il loro stile, perché conoscevano il loro pubblico. Guarda, Mike gli si può di tutto, tranne che Mike è una forza della natura, mai cambiato, sempre stato uguale, forte, stupendo, perché il loro pubblico. Però il pubblico, quale pubblico? Lei è pubblico, signora? Certo. Lei è pubblico? Come certo? Cioè, io non voglio privatizzare il pubblico, va bene? Perfetto. Io vorrei privatizzare una parte di lei. Un 15%, facciamo un'opa, una bella opa, via. No, no, non alla Toscana, dicevo, perché il pubblico, quando dicono il mio pubblico, quale pubblico? Ma che voi non siete pubblico vero? Che c'è qualcuno che ha pagato il biglietto fra voi? No, quando mai? Manca a teatro dove si paga, pagatemi, curiamo da qua. Che carinai fa delle lotte per far pagare il biglietto. Dopo vengo da lei, sa? Allora, il pubblico è fiducia alla TV Verità. Ma che verità? Qui è tutto preparato, è tutto finto. Allora, quella è la signora là, per esempio, con quella permanente. È la cugina della truccatrice. Quello là, per esempio, lì è il cugino dell'autista che mi accompagna qua. Sono tutti... Ma già sarebbe un pubblico vero. Poi ci sono invece i figuranti. Quei poveri disgraziati che alle volte li prendono anche a tradimento. Non sanno neanche dove vanno. Loro pensano di andare a fare un pellegrinaggio, che ne so, a San Giovanni Rotondo, da Padre Pio, Padre Santo, scusami tanto, ma insomma, capito? Invece li prendono, non lo so, dalla bella provincia italiana, che ne so, da Grosseto, da Ancona, e te li scaricano in una trasmissione televisiva 8 ore senza bere. Per andare a fare pipì devono chiedere il permesso, ammassati come sardine. Questo individuo, mezzo uomo e mezza foca, perché deve sempre battere le mani. Non è possibile. E invece poi si beccano ore di Cucuzza o della Deusani, oh, veramente dopo te ci vuole un viaggio da Padre Pio per ritornare a normale, è un miracolo, perché tutto preparato, questo applauso però no, che mi hanno detto ad applaudire, smettete subito e non mi fate una ola, se no vado via. Ne voglio la standing ovation. Come dite standing ovation in italiano? Standing ovation, come da noi, uguale, bravo. Standing ovation. Bene, vedete, vengono anche gruppi di studenti, guarda qua, giovani come dal Costanzo, cioè da Toenite, da Terni. Bene, che allora. Thank you.
via, oh! È finita la pubblicità! Gliel'ha detto il direttore di studio, adesso faccio vedere. Grazie, grazie, grazie per modo di dire, ma stavo dicendo, dove ero rimasto? Ah, gli studenti, giovani, gruppi, cioè giovani, meno giovani, c'è pure qualcuno fuori corso, voglio dire, che sono venuti anche loro qua con un pullman, anche voi siete venuti col pullman, no? Aspetta che... da dove venite? Veniamo da New York. Col pullman? Sì. Ma quanto ci avete messo? Meno che con l'aereo però, eh? Sì. E che facevate a New York? Che facevate a New York? Ballavamo. Studiavate? Ballavamo. Ah, ballavate? Scusa, ma non potete ballare, per esempio, a Tor San Lorenzo, che ne so, a Milano Marittima. Ma dov'è? Ma che siete? Che andate a una comunione? Che è un matrimonio? Che è? Sono tutti vestiti uguali. Ma questa è una congiura! Questa è una congiura! Ho capito? Anche questa è una ghighettina che abbiamo studiato e per presentare in maniera diversa i componenti dell'ensemble di Misha Vanouk, il nostro corpo di danza. Grazie ai danzatori dell'ensemble di Misha Vanouk. Ecco bello, la danza, e lo so, adesso un attimo, perché... No, uno ha fatto lo spiritoso prima, ma io, oh... Non ho l'età, non ho l'età... Un attimo perché... un attimo. Mentre riprendo fiato, voglio fare una piccola riflessione, una cosa carina che volevo... Perché adesso a casa molti avranno detto, Madonna mia, ma Porella, all'età sua, ma gliela fa? Cioè, ce la fa? Non ce la fa? Ma quanti anni ci avrà?
Ma come si porta bene? Vecchiato un pochetto, eh. A proposito di questo discorso, lo sapete cosa dicono se Massignan, il nostro regista, Albertin mi fa un primo piano, volevo, ecco. Cioè, io ho visto un amico mio che ha funzionato. Voi che state a casa, lo sapete che dicono del pubblico che il sabato sera sta a casa proprio nell'ora canonica dello show più importante del sabato? Che è tutto un pubblico, così a me mi hanno detto, de babbione. Cioè, in romano si diceva di anziani. Vabbè, adesso io lo dico perché pare che non si possa più dire. Di vecchi! Che poi, che è brutto dire vecchi, come sembra una cosa, una colpa essere vecchi. Diciamo la parola vecchio, ma trattiamoli meglio i vecchi, invece di questa ipocrisia che non si dice vecchio, ma i vecchi vengono trattati male. Ma poi non è vero, per me, io non ci credo, per me è una bugia. A casa non ci stanno vecchi. Cioè, vecchi pensano pure rimbambiti, mi hanno detto. Cioè sì, che quindi devi fare uno spettacolo un po' scemo, insomma, per deficienti, di low profile. Come ho detto, low profile, mi è venuto bene, low profile. Invece non è vero, lo ripeto, io non credo assolutamente. A casa io ho un pubblico in questo momento di giovani, giovani di 60 anni, di 30 anni, giovani di 70 anni, e poi ci sono persone che non possono uscire, che non vogliono uscire di casa, non possono per tanti motivi, chi perché ha degli impedimenti fisici, chi ce li ha di altra natura, e io faccio lo spettacolo per loro, il mio abbraccio va a loro, e io voglio fare lo spettacolo e farli divertire proprio perché sono loro che mi interessano più di tutti. E allora, grazie a nome di tutti, gli umili e semplici ascoltatori, quelli che non hanno voce in capitolo. Poi invece sono persone che alle volte vorrebbero esprimere il loro pensiero, qualche volta ci riescono con qualche associazione, qualche dichiarazione sui giornali che raccolgono le lettere, e gente che giustamente su certe cose un pochino si infastidisce e ne ha, come si dice, ben d'onde. Perché, per esempio, certe trasmissioni sono un po' esagerate, ecco. Adesso non voglio, per carità, non voglio. Però a me queste trasmissioni dove ci sono tutte queste schiappatelle, scullate, cioè. No, non è che sono diventato bigotto, ma insomma, invece delle mutandine c'hanno il filo interdentale. Cioè, mi pare che stiamo esagerando un po'. Poi una parolaccia di qua, una parolaccia di là, ma insomma, basta. Allora, cioè. Perché la donna deve essere usata sempre come un oggetto? Ma le femministe dove stanno? Sono sparite tutte, datemene una. Cioè, voglio dire, la donna è anche un'altra cosa. E poi, perché stiamo tanto attenti alle trasmissioni? Ci sono degli spazi televisivi che sono zona franca, dove succede di tutto. Gli spots al plurale, spots. Come dite in italiano spots? Spot. Lei dice pubblicità, ma è straniera lei. Lei in italiano dice spot, giustamente, la nostra lingua. Gli spot, quella è una zona franca. Negli spots sono spariti il senso della logica e anche caduti i tabù. La logica non c'è più. Per esempio, perché c'è quella pubblicità di quello lì che dice Giovanni, a 35 anni sognava un vestito su misura. Poi dice a 40 sognava un vestito confezionato da un grande sartore. A 50 Giovanni vuol bruciare i vestiti, si leva tutti i vestiti e si butta dentro all'acqua. Perché? Perché c'ha la carta di credito. Ma che c'ha zecca, come direbbe Di Piero, cioè, che c'entra? No, c'è, che c'entra qualche cosa. A parte che poi uno tutto nudo, dove se la mette la carta di credito? Non me lo dica, no. Ma poi la logica sarebbe, e adesso Giovanni a 53 anni brucia i vestiti, si è buttato, è stato ricoverato in una clinica psichiatrica, come diceva quell'amico mio, psichiatrica. Ecco, sono caduti in questa, la logica non c'è più. Si deve andare veloce, sono caduti i tabù. Mi ricordo che una volta noi, per dire che le signore, le donne, le nostre donne avevano quel loro problemino, per esempio si diceva, per esempio c'era un'amica mia al mare, Elisa non può fare il bagno oggi. Noi non sapevamo niente, andavamo sotto all'ombrellone da Elisa. Cioè, perché non te fai il bagno oggi? No, non me lo posso fare oggi. Cioè, ma come ieri c'erano i cavalloni, te lo sei fatto, oggi è il mare, una tavola, perché non te lo fai? Perché oggi non posso fare il bagno. Non capivamo. Cioè, sai,
Perché se diceva così, dai, andava avanti. Poi ci siamo un po' evoluti, hanno detto perché oggi Elisa ha le sue regole. E noi dico, ma ragazzi, è una ragazza per precisa, Elisa. Oh. Mangia una certora va a letto, c'ha le regole proprio. E non sgara di un minuto, Elisa. Ah, beh, è una cosa. Anche questa. Cercavamo di. Non ci si raccapezzava noi ragazzi di una volta, eh. Poi hanno cominciato a dirci le cose sue e noi allora ci cominciava pure a stare antipatica sta Elisa. Oh, c'hai le cose sue, noi c'hai le nostre, chi se ne frega, ognuno si tiene le sue. E poi hanno cominciato a dire c'è il ciclo, che noi dice, vabbè, ma non sarebbe meglio una macchina, una 600, una 500, no, c'è il ciclo, vabbè, manda una bicicletta. Adesso la pubblicità pubblicizza tutti questi assorbenti e loro senza pudore ti dicono perché anche in quei giorni lì con le mestruazioni, anche se avete le mestruazioni, e te lo dicono mestruazioni con una tale forza, una cosa che un uomo dice perché a me non vengono le mestruazioni, io mi sento umiliato e voglio pure io le mestruazioni, perché io non ce l'ho le mestruazioni. Perché in quei giorni non è più un problema, ci sono gli assorbenti carrozzati Bertone, quelli, la carrozzeria italiana poi, ci sono quelli pralinati, con le ali, sagomati, centinati, quelli, ci sono degli assorbenti, in quei giorni lì la donna è libera, non ha più nessun problema, e sta assorbente gli scatena un'attività fisica che non ha mai fatto. In quei giorni lì le vedi che saltano, ballano, vanno a cavallo, scavalcano i muri, dai! Mia moglie con l'assorbente con le ali mi è schizzata al settimo piano, gli ho detto signora ma rimanda giù per piacere, ci sono i bambini, volevano la pasta al sugo. Oh signor, ma va, bambini, è così. Poi ci sono altre cose negli spot che io per decenza ho giurato, non voglio dire nulla che non sia giusto, perché, però, insomma, l'avete capito questo problema. Osservate bene gli spot, meglio gli spots. Ecco, noi siamo arrivati ad un punto che pretende l'ospite, perché un grande show del sabato sera ha bisogno del suo grande ospite. Io mi ricordo, ero un grande ammiratore, affascinato da Mina. E quindi il rubacchio, una cosa a Mina, di Studio 1, quando lei chiamava l'uomo per me. Io, come Mina, ho la mia donna per me. Di questa sera è Nancy Brilli. Buonasera. Oh. Buonasera. Che belle. Voilà. E che devo dire? Un complimento intanto che cominciasse. Un complimento sarebbe banale, perché davanti a una bella cosa non ci sono parole. Uno guarda e basta. Cari. Voilà, Nancy Brilli! Rieccomi, buonasera, buonasera. Poi, loro a casa lo sanno che dietro a questa bella donna c'è anche una donna spiritosa, intelligente, quello che a noi ci piace di più di te. Fantastico. Oltre all'aspetto. Non mi manca niente, sono proprio rifinita. Sono contenta. Oh, lo so che hai portato il sacchetto, brava. Sì. Guarda, questa. Io non ho fatto niente questo! Ma sì, però. Ma ti tappano proprio la bocca. Ma sì, stavo parlando con te, scusami, mi hanno tappato la bocca. Maleducanti. Ti volevo chiedere, che cosa hai portato da buttare? Come a me mi hanno detto, porta della monnezza. Io l'ho portata, adesso stavo leggendo. Dei rifiutini. Dei rifiuti che pure il sacchetto è particolare. Sei bravissima perché questo è ecologico, è si ecologico, può riciclare. Ci si può buttare un po' di tutto, anche delle radici e dei pezzetti di lana. C'è scritto qui, non lo buttare. Vuoi io. Buttare delle radici? No. Cosa no, vorresti le buttare? Invece. Cos'è che ti vuoi di cosa ti vuoi disfare? Di te come dei donna, bugiardi. Come carriera? I bugiardi? I bugiardi, non li sopporto. C'è un bidone di grande, eh? Lo so, ma qui vedo che mi hanno fatto ammonezza, stanno messi bene. Sì, abbiamo dei cassonetti di riserva. Aiuta, anche. Aiuta. Sì. Le persone che ti fanno difficoltà, quelli in Italia che hanno questa mania che
che Dio gliene renda merito, che come c'è uno che sa fa poco poco una cosa, no, quello, no, basta, è ora che stai parlando forse dell'invidia? Un pochino? Non lo so se sono invidiosi, secondo me è proprio una professione, ce li chiamano, li allevano. Quelli li buttiamo. Quelli li buttiamo, okay. Un cassonetto a parte. Decisamente. E poi? E poi... Poi posso parlare di quello che invece vorrei... Quello che vuoi salvare? Salvare. Ma questo è lo scopo di Trash, non si butta via niente. E cosa vuoi salvare? Io tanto questo lo posso buttare? Vai, butto qua. Ecco, cosa vuoi salvare tu invece? Vorrei salvare intanto il senso dell'amicizia. Bellissimo. I sentimenti buoni, posso non fare buonisti. Una citazione, non dico dotta, ma perlomeno informata? Sì. Questa cosa che hai detto te, sai chi l'ha detta? No. In un'intervista qualche anno prima di lasciarci? Il grande filosofo e scrittore Norberto Bobbio. Sì. Pensa. Un grande filosofo come lui ha detto, i sentimenti, ma sono quello sì, che rimangono. Mi aggrappo, io le cose che rimangono. Le cose che rimangono, mi aggrappo alla famiglia, alla casa, voglio dire, come dire, al matrimonio, io un po' ci credo, soprattutto ci spero. Ma uno ci deve credere, se deve sposare 3-4 volte, ma chi se ne porta? No, scherzo, non è vero. No, però, il matrimonio è una cosa importante. La casa, il senso della casa. I figli. Tu ce n'hai uno bellissimo. Meraviglioso. Ciao. Sto dormendo. Dorme. Va bene. Dorme. E poi questi vecchi che tu dicevi, io ho una nonna che mi curo come un fiore, come una cosa. Bene. Nonna Nina, ti mando un bacio, perché mia nonna c'ha 90 anni. Salviamo nonna. Dopo la chiamo e mi fa morire nonna, ridendo caruccia. Ti vede, fino alla fine. Ti vede, sì. Per cui... E invece della tua professione che butti, che salvi? Io vorrei... No, buttare niente. Non si butta via niente. No, mentre è vero. Invece salvo, è lavoro ed è importante. Salvo una cosa che ci accomuna. Tu sei il mio padrino teatrale. Non so dove... Guarda, ci siamo arrivati bene però, hai visto? Sì, dolcemente, tac, dove dovevamo arrivare noi? Apposta. Mi butto? Allora, sì. Se il tempo fosse un gambero. Esattamente. Nancy, 20 anni. Arrivò, 20. Era estate... E fece un provino davanti al maestro Trovaioli che metteva paura a tutti. Anche Sinatra tremava davanti a lui e lei cantò, conquistò tutti, carinei, fece questo ruolo in maniera straordinaria. Da quel momento Nancy è partita, è diventata la brava, simpatica e spiritosa attrice che abbiamo e siamo contenti. È italiana ed è nostra. E io sono pazza di voi. Allora? Ti devo qualcosa comunque. Ma io no, io a te. Va dai, rifacciamone un pezzetto. Sicuramente. Lei faceva Adelina. E... Allora, diciamogli un attimo che cos'era questo, sì. Se il tempo fosse un gambero. Era una commedia musicale, certo. Di Iaia Fiastri e Bernardino Zapponi. Brava. La regia era di le musiche di Trovaioli, la regia di Garinei. E allora c'era questa vecchina, che era Adelina, aveva 80 anni, che aveva fatto, aveva espresso un desiderio, tornare indietro nel tempo, perché lei a 80 anni era vergine. Se può dire. Certo, è mica una cosa brutta. Anni, era... E a 80 anni diceva, però mannaggia, se avessi potuto fare un peccato, se potessi tornare indietro ed nel avere... Tempo. Nel tempo. No. Quando avevo 20 anni. E che succede quando torni indietro? Lei esprime un desiderio, invece dell'angioletto, la fatina, viene fuori un diavoletto di serie B. Che ero io. Che era lui. Senza corna. Max. Un diavolo senza corna. No, per mettere le corna dovevo... prendere l'anima di Adelina, conquistarla e quindi buttarla tra le braccia del principe Poniatowski che l'avrebbe concupita. Cioè, parola, hai fatto una figura fantastica. No, è sabato, ho detto. Non lo senti. E la scena di questa tentativo di seduzione per mandarla alla festa del principe si svolge nella casa di tua madre, la sorella. No, Lella. No, la sorella, no, la sorella c'ha un ristorante, la sorella c'ha una cucina. E vabbè. C'era, ecco, la cucina. Vedo che con i vostri scenografi proprio. Ma sono bravissimi. Non avete badato a spese. Apparecchiamo la tavola, sì. Guarda, questa è la più bella cucina che potevamo fornirti qui in tre. C'era, pensa un po'. Allora c'era Adelina Adelina stava. Così. E Max, cioè il diavolo sotto le mentite spoglie dell'autista del principe, Max entrava in cucina. Vai musica! Io so Adelina, mica Cenerentola. Ma sei una bella sventola, però sei bresciolosa e l'occasione non la sai afferrà. Ah,
a cantar gallo, tanto il principe a me in un mese sposa. Comincia a venire al ballo, da cosa nasce cosa e si vedrà. Adelina, Adelina, se veste per andar ballo, se prepara per andare alla festa, l'orecchini decorati, mette i fiocchi alle scarpette, i fiori in testa. Adelina, Adelina, stasera è deliziosa, mentre al principe fa l'inchino, gli presenta maliziosa le sue mele rosa dentro al panierino. Ed ecco che da cosa nasce cosa, la festa è più festosa, la musica più musica se fa. Ed ecco che da cosa nasce cosa, ballando assieme al principe, qualcosa di importante nascerà. Nasce cosa, sarò meno spinosa e questa volta non si pungerà. E sai com'è, da cosa nasce cosa, che cosa mi potrà succedere. Stasera vieni al ballo e si vedrà. Verrò se chiede scusa, te vengo a prendere a casa, da cosa nasce cosa e si vedrà, da cosa nasce cosa e si vedrà. Nancy Brilli, Adelina! E Adelina! Ma Adelina! Che succede dopo? Adelina veniva... Te la ricordi meglio di me? Veniva... Oh. No, no, la vuoi raccontare a te? No, oddio, no, te mi sta prendendo troppe libertà! No, te la ricordi meglio di me? Me l'ha detto il mio dottore, si chiama Alzheimer. Io ho dei vuoti di memoria. Vabbè, Adelina veniva incantata da Max, il quale Max che faceva? Che facevo? Si innamorava. Ah, già, è vero. Mi rendo conto che non ti sembra possibile. Ma... che sciocco, che sciocco. Ma... Senti, e poi, innamorandomi, perdevo l'immortalità. Hai capito? Diventavo un uomo. E quindi invecchiavi. Sposavo Adelina e invecchiavo come tutti gli esseri umani, ma con l'amore. È vero. E tu facevi la vecchietta benissimo, a 20 anni. Lei faceva la vecchietta. No, in scena, la prima entrata in scena. Fa un po' la vecchietta, fammi vedere. E mi servono degli elementi, ce l'hai? Che vuoi? Beh, mezzo al monnezzaro sicuramente. Sì. Dunque, una sciallettina c'avevo. Mi parevi Anna Magnanimo. Aspetta. Beh. Che posso lasciarti? Io te ne renda merito. E perché no? Oh, ecco. No, avete notato da dove l'ha presa questa cosa? Se che ne so, questa mi pare... Sì, cortese. O se non sono state le darme, pare... No. C'è la polvere vera, eh? Mamma mia, che tocca fa peccampa. Quello che non strozzi in grassa. Ecco. E poi la parrucca, no? Se no te rovini i riccioli. Oddio, c'ho tutto il ricciolo stasera. Facciamo finta che c'ha la parrucca. Bastone. Dunque, che posso prendere? Un bastone. Aspetta, qui dentro vedo delle cose di ferro. No. Ecco qua un bastone, guarda. Bastone. Guarda che combinazione. Fantastico. Un bastone. Abbiamo di là. Tutto. Allora, poi, era così. Ah, io pure ero vestito da vecchietto. Ci vorrebbe una giacca da camera, non mi ricordo dove ho messa. Prima di quel bel prima di cominciare ho detto questa la metto qui che mi ricordo. Non me lo ricordo. Ah, ecco qua. Ah, giacca da camera color giacca da camera. Perfetto. Che ce n'è uno solo in tutto il mondo, li fanno solo così. Trucco da vecchietta. Allora.
Pronti? Siamo pronti? Musica, maestro! Sinammazza! Ma sinammazza, com'è che dice? Se il tempo fosse un gambero che a retro marciava, facciamo che l'ipotesi diventi una realtà. Potresti percorrere la vita in su e in giù, scegliendo di rivivere il giorno che vuoi tu e ritrovarti giovane scegliendo di l'età. Se il tempo fosse un gambero che a retro marciava, mi piacerebbe pure a me, mi piacerebbe pure a te, mi piacerebbe pure a noi e pure a voi. Adesso ancora non si può, ma forse un giorno ci potrà, soltanto il gambero. A qui, amore mio. Ti voglio bene, amore mio. Chi se ne importa, dell'età? Dell'età? Per me sei giovane. Sei giovane. L'amore è un gambero che sempre avanti va. Brava, grazie, Nancy! Brilli! Baciami, baciami! Arrivederci, grazie! Grazie, ciao Nancy! No, no, Nancy, aspetta! Un momento! No, una cosa importante. Nella nostra discarica noi non possiamo regalare soldi, non abbiamo gadget, come dite in italiano gadget? Gadget, vabbè. Certo. Abbiamo recuperato la poesia. E allora io come regalo ti regalo questo pezzetto di poesia di Salvatore Di Giacomo. Che bello. Si chiama Edrezze Carolina, le trecce di Carolina. O i pettene che piettene Edrezze Carolina, dammeno sfizia, scippela, scippela una matina. Cioè, strappagli i capelli per me e poi va avanti. È bellissima, nei momenti che ti viene un po' di malinconia, un po' di tristezza, leggiti questo piccola opera d'arte di Salvatore Di Giacomo. Grazie. La poesia, Trash ha riscoperto, ha riciclato la poesia, un omaggio a te, ti accompagno. Ti accompagno. Nancy Brilli! Ciao! Ciao, grazie! Che brava! Che bella! Che è più bella che pria, come diceva Petroni. Io no, mi è caduto l'occhio qui, perché in questo bacile, questo è bellissimo. Ci sono tanti giocattoli, guarda qua! La lippa, si dice a Milano. Amazze Upives, dicono a Napoli. A Roma si chiama Nizza. Io me lo ricordo quando ci giocavamo, facevamo così. E vedi? In prova mi è venuto benissimo, guarda. Ta! Cioè, lo sapevo che non mi veniva in trasmissione, ma questo, lo sapevo. Questo è l'antenato del baseball. Noi giocavamo a questo, poi gli americani hanno scoperto le altre cose. Ma io aspetta, mi voglio mettere comodo. Scusate se il nostro regista mi segue. Io mi metto qui, guarda. Oh, scusate il rumore, eh. Guarda qua, il meccano, guarda, hanno buttato. Questo è un pezzo da museo, stupendo. Ah, io c'era un amico mio che faceva il meccano, non mi faceva tocca niente, mi dava certi schiaffi sulle mani, non potevo manco montare una vite, niente. Adesso invece hanno queste altre cose moderne, il game, come si chiama, il geo, eccolo qua, guarda, questo c'hanno, questi qua. Ah, io lo so perché ci sono i miei figli che fanno queste cose qua, guarda, si smonta, fanno tutto, queste cose moderne, stupende, non si avvita più perché c'è la calamita. Ma questa, ci sono dei giocattoli di legno, giocattoli di legno, che belle cose. Ma che se buttano queste cose? Non si dovrebbero buttare. Una trottola, che suona pure, eh? I bambini a casa adesso, chissà come si divertono a vedere, forse non la conoscono,
Poi c'è il picchio o strummolo, quello che si metteva col pium. Invece adesso ci hanno questo qua. Non voglio distrarre, vengo al centro, lo dico al nostro regista Massignan, Pagnosin. Senti, scusa, questo è il Beyblade, guarda, 1, 2, 3, guarda come gira, adesso tutti i bambini all'ascolto diranno, ma questo è uno d'attacco, uno da difesa, uno da velocità, non si può fare come col picchio che si prendeva e ruotava così, ma non si buttano queste cose, ma che gente, pure i pattini, guarda. Quanto tempo è che non vado sui pattini? Quasi, io mo ce vado. Oh, tanto. Quando queste cose se non si fanno in televisione, pure da donna, mi è venuta un'idea. Mi è venuta un'idea stupenda. Ah, adesso, intanto io non c'è tanto che non vado sui pattini, ci vorrei provare, con il vostro permesso. Lo so, l'operazione, mi hanno detto che non ha i tempi televisivi, ma io cercherò di fare più presto che posso, se riesco a mettermi bene così. Si deve fare così, quanti bei giochi, i giochi di una volta, non si mettono più così, c'erano anche altre cose, io mi ricordo che le ragazzine giocavano a campana, oggi se dici campana uno si offende, invece è un gioco che facevano le ragazzine, si chiamava così campana, ecco, e voi vedete che sto tutto al contrario adesso, ma io adesso ci provo lo stesso, guarda, ci provo lo stesso, vado. Allora, vediamo se trovo una ragazza che... una ragazza, vuole provare lei? Come ragazza un po' strana, cioè, non vuole, davvero non vuole, so da donna questi, Ma se possono buttare dei pattini così belli? È proprio per la pigrizia, io tanto che non ci vado, Ma rischio? Vuole provare lei, signorina? Vuole? Non vuole? Non vuole provare? Chi vuole provare? Nessuno s'azzarda, cioè avete tutti paura, Lei? Lei mi sembra abbastanza atletica, no? Non vuole? Lei, signorina, lei ha un bel viso da donna giovane sportiva. Provi, guardi, mi dia retta. Ma non si preoccupi. Non ha mai pattinato, come faccio? Non ha mai pattinato, ma lei se fa quello che le dico io, no, come dal calzolaio, come se fossi in un negozio di calzature, mi dia il piedino, voilà, glielo infilo là, uno, ecco i lacci, un altro... Ecco, piano, stringa bene i lacci, ecco, venga con me, piano, non abbia paura, sa che siamo assicurati in Rai, siamo assicurati, piano, metta giù un piedino, poi l'altro, giù, così, venga, attento, no, se lei fa quello che le dico io, non ha problemi di sorta, sa come si sale la scala, no? Se sale così, piano, ci provo. Ecco. Io mi levo perché è meglio, così sostengo lei. Lei mi dia retta a me. Mi dia retta a me. Così, piano. Quello che non doveva succedere è successo. Dove sei impigliato il laccio? Nella cosa qui, guarda. Lo vedi? Io me li sono levati per sicurezza. Lei non fa, non abbia paura. Stia calma. Che fa? Ha già sudato? Me lo dia a me, non si preoccupi. Dello scialle, perché complimenti a mamma,
Grazie. Tania Romano. Tania, non andare via. Fatti vedere un momento e fatti sentire. Trash ha voluto recuperare anche uno sport che soltanto quando vince le medaglie d'oro va alle Olimpiadi, ha un pochino di spazio in televisione. Tania è due volte campionessa del mondo, due medaglie d'oro di pattinaggio artistico a rotelle. Esatto, grazie. E c'erano anche i ragazzi della squadra nazionale, esatto, di pattinaggio. Sì, infatti quest'anno sono riuscita, diciamo, a coronare il mio sogno, a vincere il campionato del mondo e poi ad ottenere un primo posto alla Coppa del Mondo. Perciò devo dire che è stata una stagione indimenticabile. Brava, grazie. Evviva Tania Romano! Quando si dice, oh, sbatti, questi sono le attività belle, che noi abbiamo tanti campioni, che questi andavano sui pattini, gli schettini, o come si dice adesso, i rollerblade, l'ho detto bene, rollerblade, il linguaggio è importante, eh? No, guarda, quando uno parla è importante, perché si comunica col linguaggio. Noi invece siamo abituati ormai che quando leggiamo i giornali o sentiamo la televisione ci dicono delle cose, non capiamo quello che dicono. In televisione si usa sempre questo linguaggio che è diventato trito, ritrito. Quando un concorrente di un quiz mi dice mi dà un aiutino, a me mi vengono le bolle, l'orticaria mi comincia a grattare, come mi dà un aiutino? No! Hai voluto far concorrente? Con una domanda cretina e una risposta cretina guadagni quanto guadagna un impiegato in un mese, vuoi pure un aiutino? No! Vai via! No, vabbè, dico per dire, è uno scherzo, ma insomma, aiutino, non se ne può più. Oppure ti dicono, c'è il dottore, no, è un attimino in bagno, attimino, nel senso che fa una cosa veloce, il dottore va in bagno, e già sta al lavoro. Se no avrebbe detto è un attimo occupato, no? Per descrivere un pensiero profondo. E si parla in questo modo qua. L'altro giorno un leader politico in una dichiarazione ha detto antagonismo collaborante. Che vuol dire? Che ne so che vuol dire? Antagonismo collaborante che è come sodomia amichevole, che non si capisce. Cioè, ma chi l'ha detto? Non lo dico. Non faccio nomi, no, non faccio nomi, non faccio nomi, solo cognomi. Vabbè, l'ha detto D'Alema, su, gli è scappato, vabbè. E infatti sono tutti preoccupati, che poi Massimo D'Alema è simpatico, sono andati a casa della moglie, gli hanno detto, signora, ma che è successo al presidente? E lei ha detto, non lo so, stamattina stava bene. Poi improvvisamente la disgrazia, ha detto antagonismo collaborante. Cioè adesso come sta? Lei è ricoverato. Sta in prognosi riservata presso il reparto dei lungodegenti lessicali della clinica di semiologia diretta dal professor Umberto Eco. C'è con chi sta? Sta in corsia, con Giurato, la Lambertucci, Biscardi, Malgioglio, Di Pietro, Celentano, tutti questi che sta gente. No, per carità, Adriano. Adriano, non, Celentano non azzecca un congiuntivo dal giorno della prima comunione, oh. Perché lui è forte, quando canta, io mi ricordo 100 lire e 3 dischi di Adriano, questo rock molto matto, lo sai che cos'è, è la prova, ma prima cantava e basta. Quando ha cominciato a parlare un disastro, perché fa tutti questi ascolti? Perché la gente sta davanti al televisore e dice, c'è papà che stai a fare, zitto! Passati Adriano! Zitta, zitta! C'è che stai a fare? Non cerco di capire qualche cosa! C'è che stai a fare? Sto a cercare il soggetto, sta zitta! Siccome c'hai pause lunghe, può essere che ha detto il giorno prima o dice il giorno dopo. Insomma, no, Adriano, si scherza, dai, dai, lo sai anche tu, sei il re degli ignoranti, hai detto. Ma perché? Perché quell'altro Di Pietro? Uno incontrato l'altro giorno, un amico mio camminava così, dice che è stato un congiuntivo di Pietro tra capo e collo, guarda come mi ha ridotto. Io me lo ricordo, Antonio Di Pietro, me lo ricordo, quando
su Rai 3 gli facevano tutto il processo minuto per minuto. Oh, lui entrava col mantello nero a matita appuntita, sembrava Zorro. Dice, a dove sta l'imputata? A dove sta? A dove sta l'imputata? Là, oh, guardami a me, guardami a me, l'imputato. Qua, presidente, ma che questo è morto? Ancora no, ah, vabbè. Oh, guardami a me, i soldi stavano su questo conto qua, I soldi stavano su questo conto qua. Dite, sì, sono dato uno schiaffo, sa? Sì, da questo conto qua, sono passati a questo conto qua, Sì, ha detto sì, ha detto sì. Da questo conto qua, sono passati a questo conto qua, Sì, mo qua non ci stanno più. Chi se l'ha presi? Chi se l'ha presi? Chi se l'ha presi? Ma che si parla così? Ma chi se l'ha presi? Chi se l'ha presi? C'è il paio da ridere, Ah, ma perché qua, non guardiamo in faccia nessuno, no? Noi continuiamo la nostra battaglia, per tre motivi precisi. Anche con i numeri non ci si ritrova tanto, Antonio, sai? Allora, primo, Ciantò, hai fatto tre, ah già è vero, primo, quando si incontrano lui e Biscardi che parlano fitto fitto, c'è una traduzione simultanea, non li capisce nessuno, Aldo Biscardi, ma bello, presidente illustre, un bello applauso, e che faccia fatta quanto è bello, hai tre, nostro presidente Gauccia, Biscardi, l'unico giornalista al mondo che si fa lo shampoo col crodino, hai visto? Lui non va dal, barbiere, va al bar e gli dice Dino, fammi un grodino, va! Quelle, e se ne esce con lo scimmione, guarda, ammazza e forza, guarda se proprio porta di mortaggia. L'italiano non viene più dai nostri grandi poeti, Petrarca, Dante, Boccaccio, che so io, Leopardi. No, è l'italiano dei verbali, dei fonogrammi, delle circolari del ministero, cose terrificanti. Intanto quando ti arriva una cosa da pagare, una multa, ti dicono ella. Ma io ho detto a mia moglie, di chi è sta cosa? C'è tua. E che mi chiamo come la Fitzgerald, mo? Ella. Ella. Quando hai fatto qualcosa, di male devi pagare, lo Stato ti guarda da lontano, ella, ti dà delle, ella. Devi pagare l'ammenda in base al numero di codice civile del numero 725 del 1146, entro e non oltre 60 giorni, entro e non oltre. Quando sono andato a pagare, entro e non oltre, cioè che fa? C'è scritto qui, entro e non oltre. Cioè, ma venga qua, vabbè. L'italiano è una cosa complicatissima, diciamoci la verità. Ma perché anche la persona più normale sta alla fermata dell'autobus o della metropolitana, sta aspettando, certe volte aspetti pure mezza giornata, vabbè, certo il traffico, e c'ha il biglietto in mano. E lo guarda, se lo gira, se lo rigira, e dietro c'è scritto l'obliteratore deve obliterare. L'obliteratore deve obliterare. Allora, se non oblitero, non so obliteratore. E che so, socio ACI? Che so? E dove si oblitera? Nell'apposita macchina, c'è scritto lì, obliterare nell'apposita macchina. Capito? L'apposita. Che uno pensa a Zichichi con i capelli dritti. E invece è un cosetto giallo che uno infila il coso e pum, te lo punzona. Anche punzona che ti ha fatto, è una parola strana, uno sta là, dice, ha punzonato lei, io. Può essere, mentre facevo così, poi, non lo so, non vorrei. E ho punzonato, come te. Ma insomma, e poi, una cosa terribile. Poi parliamo tutto in inglese, in americano, uno stava là alla posta, dice, signora, vede, la pratica deve seguire il suo ITER. C'era scritto ITER, gli ha detto ITER, lui dice media, si dice i mass media, ma quello in latino si deve dire media, perché tuo figlio che classe fa? A seconda media? No, a seconda media, lo vedi? Dice ragazzi facciamo break, capo a me non mi scappa, faccia lei break con tutti gli altri. Uno va al bar, dice ragazzi ho comprato il fuoristrada nuovo, dice ah l'hai preso intercooler?
l'ho comprato l'accessoriato da un amico. Ma insomma, ma è possibile? Ma non si può andare avanti così, dai. Parliamo facile. Oh, amici, stavamo parlando di tutto l'americano e l'inglese che è entrato nel nostro linguaggio, ma una grande trasmissione, un colpo di Rai 1, abbiamo l'ospite americano, George Clooney! E lo faremo entrare dalla porta principale di Trash, dal nostro boccaporto del camion trita tutto! George Clooney! Non esce nessuno qua. Ma che ha messo in funzione, scusi, ma che ha messo in funzione il tritadutto lei? Ma c'era George Clooney dentro! George! George, una prece all'aria! Ma ha tritato George Clooney! Ma io? Ma lasci sta cosa lei, venga qua! Ma lei è dell'AMA? Chi? Lei è della nettezza urbana, è un operatore ecologico? No, cioè sì. Ma non ci vengo qua, venga qua! Lo sa che ha fatto? Che ha fatto? Lei ha tritato George Clooney! Ma chi è questo? Chi è? Non ho capito, lei è italiano? No, sono napoletano, veramente. Appunto, ha già parlato. Ha già parlato così a lui? Sì. Sennò poi non mi capisco. No. No, perché un napoletano è una lingua. Certo. Io tanto di cappello, per carità. Per me l'italiano è la lingua straniera, sono napoletano. E io pure, ma io la salcio. Ma parla pure, faccio. Ha già studiato all'estero. Noi non ci porta capone. No, io so... So di San Ferdinando. Ah, no, ma c'è capito. Allora, perché sembra la Santa Lucia, capito? Ah, già. Allora, no, volevo dire una cosa. Sì. Voi avete tritato? Che cosa? Mi ha fatto il pulpetto, mi ha fatto. Che stava facendo Totò e Peppino qua? Ho detto che lei ha tritato George Clooney! Io? Sì! Cioè, guardate, io qualche cosa ho tritato, non so chi è quello che ho tritato. Perché lei ha sbagliato bottone, quello è l'idolo delle donne di tutto il mondo, l'attore più bello, più amato. Lo sa quanto ci costava a noi? Alla Rai, cioè, 700.000 euro. Che vale di più del dollaro adesso. E beh, i soldi del biglietto li possiamo sempre rimediare. Eh? E adesso che facciamo? Camba fa, sposto il camion. Ma mi facci il piacere, scusi, sposta il camion. Io dovevo fare un duetto di un quarto d'ora con George Clooney. Adesso con lei che ci faccio? Cioè, lei doveva fare... Certo, io con il mio collega d'oltreoceano. Ah, ok. Dovevo fare un pezzo e... E beh, niente... E che lo faccio con lei adesso? Perché lo posso fare io? Non lo so se lei è all'altezza. George Clooney. George è alto così, Lo so. Io dovevo fare... lei è napoletana, ha detto, vero? Meglio l'ho detto, lei sta perdendo la testa. No, è lei che mi sta confondendo. Lei si deve ricoverare. No, lei mi ha tritato Clooney. Io trito lei. No, io mi ho trito pure, perché non si sa che finisce uno spezzatino. Allora, lei è napoletano, sì. Canti una canzone. E perché devo cantare? Devo riempire... Deve riempire un po' di tempo. Un quarto d'ora? No, tutto lei da solo, ma che pazziamo. Ma intanto il camion lo sposto? Non ci sta, che gliene importa quelli che stanno a casa e che sposta il camion? Che vedono uno che sposta il camion? Canti una canzone! E che canto col camion dietro? Canti col camion dietro, lo vuole davanti? Lo sposto. Io lo metto davanti. Me lo metto davanti. Ma canti, va, mi faccia il piacere, vediamo se sa cantare. Me la posso togliere questa? E se la tengo io. Grazie. Dopo dobbiamo fare altri 10 minuti. Va bene, ci vedo. No, non lo so io. Il cappello. Oddio, la pubblicità. No. Ah no, gli ho da portare il microfono. Vabbè, scusa, no. Quando vedo questa mi viene sempre... Aspettando chi consumando il bordello senza vivere, pure se mi sbatto qua e parlando a chi non mi sento più nessuno senza correre, tutte macchine e persone hanno un batterio in tasto di ebba, sono carne e ossa vacante, sono come chiese rumeniche a non credere le sante. Esce sola sto pensiera sienta come saragna, esce sola, donza magna.
ma di chi? E lasciami figlio nostro senza regole. Coppa chi si fila domici, condannate senza fa niente. Piazza sto mondo vacante, a scanze fosse sto secolo, a campo da ca speranza. Esci sole, esci sole sotto montagna, sienta sto pensiera, sienta come salagna. Esci sole, esci sole, tu non se la magna, metta in mezzo un pane, una carezza compagna. A doma verde, a doma vai scordando, tu che dai più senza tutto niente, tu che fai parlo niente, scendo silenzio ma d'ora devo stare. No, George Clooney doveva fare un quarto d'ora, lei detto voi. Lei ha fatto una canzone, è andata discretamente. Grazie, per discretamente. Non ce la facevo, no, però così, grazie. No, io conosco un amico mio napoletano, che un cantante, D'Angelo, che è bravissimo, lei Polli Somiglia. È un mio socio. Insomma, sì, sì. Senta, adesso io non glielo voglio chiedere perché lei non credo che sia all'altezza. Io dovevo fare un duetto con... Sì. No, stavolta non c'era il doppio senso, sì. Mi sembrava trash farlo due volte. Ma lo sai che io sono stato negli anni 80 in rete trash? Io sono un trash intellettuale, io ho anche la tessera. Bravo. Ce ne sono e chi l'ha fatta? Chi l'ha fatta? Tutti quelli come lei che mi hanno votato. Io? Tutti no, io non sono autorizzato. No, non ho la laurea per dare... Non sono un professore incaricato, no, io dovevo fare un duetto con Giorgio. Giorgio è un uomo che ama l'Italia, lei lo sa che Clooney ha una villa in Italia, sì. Ama la cucina paga italiana, tasse, paga, penso di sì. È l'unico che perché la paga. È una persona, gli americani sono seri, le tasse le pagano. Ah sì? Però fanno pure le cose là in America, se sì, no sono ammazzate. Allora, noi anche però le paghiamo, dai. Certo, allora, se no facciamo sempre sto disfattismo, sì, all'Italia. Invece, non è vero. No. Le tasse bisogna pagarle. Che sta a fare lo spirito? No, va bene, perché sono dicendo. Mi faccio il piacere. Ma mi faccio il piacere. Vieni qua. Allora, io dovevo fare un duetto. Lui ama la canzone italiana. E mi ha detto, I have a canzone. Ah no, ha portato il disco di Sergio Bruni, mio nonno. Amava Sergio Bruni? Sì. Anche io. Voi lo conoscete Sergio Bruni? Sergio Bruni, il più grande cantante napoletano. A me piaceva tanto. Ecco. Io quando a Sanremo, il mare. Come arrivava? Lui arrivava così. Bianca e luce di scogliera, ogni sera di te parlo al mare e tu alla mare confidi ogni sera.
la più bella canzone d'amore. Leggi bene, d'amore per me, hai pure sbagliato riga. Il mare è la voce del mio cuore. Dai, senti, senti, Sergio Bruno. È la voce dell'amore che ci unisce ancora. I tuoi baci a te, i miei baci a te, ce li porta il mare. L'amore. Nino D'Angelo, grazie. E guarda che abbiamo detto Sergio Bruni e dopo abbiamo detto Nino D'Angelo, perché tu sei l'erede della grande tradizione della canzone partenopea. Mi vuoi dare troppo una grande responsabilità? Sergio Bruni è stato unico, unico, però unico. Tu sei uno che continua questa grande tradizione. Spero di farlo bene. Senti Nino, vabbè, sei bravo, sei bravo. Grazie. Sei bravo, hai spinto per conquistarti il microfono come quando giocavamo a pallone insieme. Ti ricordi? Nella nazionale degli attori e cantanti. Sì. Lo sai perché si chiama Derby del Cuore? No, no, dimmi. Perché ogni volta che giochiamo rischiamo i coronari. Senti, io voglio farti un omaggio di trash, non si butta via niente, niente soldi, niente gettoni d'oro, niente pupazzetti. Io ho una poesia per te, che essendo un napoletano verace, terra di grandi poeti e di grandi musicisti, io però ho scelto per te un poeta veneto, Egidio Meneghetti di Verona, che ha scritto così per me. No, perché Pasolini aveva, ha detto in epoca non sospetta, che i dialetti sono una grande ricchezza del nostro paese, dovremmo studiarli a ragione, scuola, il napoletano, il veneto, il sardo, l'abruzzese, il calabrese, tutti, tutti, come la nostra cucina, i nostri dialetti. Senti come sono bravi questi poeti dialettali. Dialettali è un po' dire una cosa in minore. Questo pezzo, ti leggo questo pezzetto. Scusatemi per l'accento. La fresa morsega e raspa e sfrega, il maglio stritola e pesta e schisa, la sega sgrisola e siga e sbrega, e il tornio levega e lustra e lisa, e il forno brustola, roventa cose, l'acido rosega, fumega boie, e i denti mastegan la ciga e il pan. Non ci capito niente. Però puoi studiare. Grazie a Nino D'Angelo, una poesia per regalo. Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie Nino, ciao, ciao. Recuperare il tempo perduto, un sabato sera ha bisogno di un ospite importante, mi è mancato George Clooney. Io mi è venuto in mente che aspettavo un amico, in scaletta ce l'avevo un po' più tardi, al numero, dunque aspetta, me lo ricordo a memoria perché l'ho fatto prima, però con questi telefoni col dito a rotella, uno, non ce sono, 3, 5, 6, 1, 2, madonna quanto ce vo, siamo abituati, pronto? Pronto? Renato? Ehi! Hey. Sono Enrico! Oi, ciao Enrico! Senti, io ho avuto un problema con D'Angelo che mi ha tritato Clooney, insomma, vabbè, pace all'anima sua. E non potresti anticipare tu un attimo l'entrata? Ho avuto anch'io un problema e sono arrivato qua purtroppo in mutande, adesso mi stanno cucendo... Come in mutande? In mutande? Ho avuto un problema, adesso mi stanno mettendo a posto e... Il costume? E il sarto mi sta facendo sistemare. Senti però Renato, siamo in diretta, prima vieni e meglio è. Vabbè, c'è questo. Scusa. Qui che sì. Fa presto, fa presto, facciamo qua, una cosa. Sono qua in sartoria. Sbrigati. Arrivo, cioè arrivo. Prima poi, prima sì, qua, vieni. Come sei, non importa, vieni, dai, che io sto in diretta. Pronto? Renato? Pronto? Come stai? Ma che sveltezza! Che sveltezza, ho avuto un problema, scusami, sì. Tu, sono fatto sei venuto imbastito! No, ho avuto un contrattempo, sono venuto da Milano in macchina, no? Da Milano. Dovevo fermarmi a...
Guardi che c'è più luce. Devo fermarmi a Parma. A Parma? Sì, avevo di prestato... questi tempi? Lo so, avevo prestato 180.000 lire a un mio amico. A me le dava... non devo fare, non posso fare il nome, sono cose. Ma non è proprio a Parma, a Collecchio sono andato. Ah, proprio a Collecchio? Sono andato lì per chiedere questi soldi che non mi dava più. C'era la moglie, lui mi ha detto, guarda, è andato dal dentista, starà via un 10 anni, forse 10-15 anni. Accidenti, che problema adesso, che c'ha? Cosa continua a farci? Lo senta, parlare, per cortesia, no? Non disturbi il dottor Pozzetto. Allora, insomma, lei mi, sì, mi ha offerto un cappuccino, veramente il caffè l'ho pagato io, le ci ha messo il latte, insomma. Ah, anche... c'era un po' di latte poi ancora? Poi mi ha convinto, sì, un po', qualcosa è rimasto. Poi mi ha convinto... continua a misurarmi qua, ma lascia stare. E dai, per favore. Cavoli, ma... è anche una misura un po' trash. Ma quanto gli hai prestato? Ce la sei uno stilista. Se lascia stare. Un po' strano, un po'. Guarda, mi ha convinto a prendere dei bond e ho portato dei bond. Ce l'hai? Prima ho chiamato la banca e mi ha detto vai tranquillo, compra, compra. Sì. Pieno di bond, ma che roba. Allora buttali. Ce come? L'abbiamo anche noi lì nel cassonetto. Buttali. Di bond. I bond. E dopo gli vado a spedire una bond. Spedire. Tu gli vuoi, pensi che quando riporti i bond ti danno i soldi? Non me li danno più. No. Allora, butto io, butta. E che pensi che te li danno? Bravo. Oh. Sì, come si dice a Roma, Renato, faccio una croce sopra, ecco, non se ne parla più. Allora? E questa signora insomma ti ha offerto il caffè e tu e adesso. Adesso possiamo fare il pezzetto nostro? Dimmi cosa vuoi non fare? Non so, vuoi fare una cosa che facevi tu che sai, ma... visto che abbiamo dovuto anticipare. A proposito di buttare via, io avrei buttato via un sacco di cose, insomma, preferivo non averle fatte. Però qualche ma cosa no, ti è venuto a me. Tu insomma, hai qualcosa, buttato i bond. Qualche canzone. Scusa, qui non è possibile, cazzo, lo stilista. Ma te sta a smontare questo? Lascia stare. Ma lo smonta invece di vestirlo. Allora. Che facciamo una cosa che ci facevi tu con Cocchi, dai? Una canzone, non so. Sì, la gallina. A me piaceva. Scusa, ti ho preso un calcio al culo questa qui. Va basta, cavolo. Senta. Basta, dai. Che lei glielo fa o glielo scuce? Scusa, peggio di Armani. Sei peggio di Armani, basta. Dai, sì, no. Ha preso le misure, guarda com'è, vabbè. Lo sai però che così stai bene? Sì. Ti dona, lo sai? Sì, c'è un po' d'aria che gira, insomma, vabbè. Facciamo, dai, quella che vuoi tu. Facciamo la bella bionda. Bella bionda. Però io la canzone non la so tutta. Vabbè, tu fai Cocchi e io faccio Renato, dai. A me mi viene meglio Renato. Sei sicuro? Sì, mi viene meglio. Dai, fammi Renato, fai l'imitazione di Renato, dai, fammi vedere. Praticamente... uguale! Cappelli, no, però... Uguale! Quasi uguale. Ma sai che ti viene bene? Vabbè, allora faccio io Cocchi? Sì, io faccio Renato, dai, che mi piace. Tu poi Cocchi non hai mai fatto. Come porti i capelli, bella bionda. Dunque, tu li porti alla bella marina. Io nasco biondino, guardi, castano chiaro. Però sotto le ascelle sono testa di moro. E giù sono rosso. Veramente preferivo il contrario. Sotto le ascelle rosso e più giù testa di moro. Ecco. Là in mezzo al mare. Cosa è successo? Mi stancavi che fumavo. Forse un inquinamento. Forse una disgrazia. Mi stancavi che fumavo. Speriamo sia una disgrazia. Mi che fumano. Ma io non vedo niente, Non vedo niente. E si consumano. Ma come fatti quei capelli della bionda? Tutti i giorni faccio lo shampoo. Un giorno sì, un giorno no. Faccio le mesh. Ogni 15 giorni il balsamo che mi rinforza il bulbo. E una volta ogni 9 mesi faccio la placetta. Come onda in mezzo al mare. Là in mezzo al mare. Cosa è successo? Mi stancavi. Sarà mica successo qualcosa? In mezzo al mare. Alla barca del D'Alema? Sono preoccupato, ho visto passare Veltroni con un trapano. Cos'è, un trialberi? Hanno due. Uno era Fassino. Come porti i capelli bella bionda. Dipende molto dalle serate. Tu li porti come l'onda. Tu li porti come l'onda. Come porti i capelli bella bionda. Tu li porti alla bella marina. Tu li porti come l'onda. Tu come l'onda in mezzo al mare. Tu là in mezzo al mare ci sta i cani che fumano. Là in mezzo al mare ci sta i cani che fumano. Là in mezzo al mare ci sta i cani che fumano. Sarà con la mia bella che si consuma.
mano come porti i capelli. La sapevo, facevo ancora! Come l'onda, dove porti i capelli della bionda, li porti a dalla mano. Tu li porti come l'onda, tu non sei in mezzo al mare. Tu dove porti i capelli della bionda. L'altro giorno sono andato dal mio coiffeur, lo chiamo così perché è di Punta Raisi. Mi ha fatto la permanente, sembrava un angelo uscito dal negozio. Ho preso il temporale, mi ha conciato come la mamma del Branduardi. Salmar, ci sta... Buonasera. Renato, grazie. No, scusa, no. Scusate. No, vieni, vieni. Un attimo. Ciao. Ti volevo chiedere scusa perché ho fatto un Renato schifoso. Sei molto meglio te, poi. Ma hai inumidito tutto, a saperlo facevo cocchito. C'ho una poesia anche per te, perché noi non regaliamo niente. Solo una poesiola. Vabbè. Eh? Questo è di Reggio Calabria, un poeta di Reggio Calabria, tu sei milanese, lombardo, sì. Si chiama Nicola Giunta. Sì. Orrigitani come vero Dio. Che bello, che senti che bel sono dialetto. Una bestemmia, che... No, come vero Dio, dice lui. Sì. E dice, riggiu, riggiu, ehi ti varde chiumma friggiu, o citati preziosa, tutti soli ed ariusa. Una grazia che Dio sopra terra sa spirdio. Si dimenticò. Vabbè, Dio, me la questa bellezza. Me la faccio tradurre da Bossi questa. Beh, qua, Bossi è esperto, conosce bene, ama questo tipo di dialetto. Grazie, grazie, auguri, grazie. Renato, ciao! Ciao Renato! Ciao. È troppo forte! È troppo forte! Ma come si fa? Renato è uno di quelli della vecchia scuola, sa come si fa, il vero umorismo, le vere... No, vi volevo adesso, scusate, fare un annuncio serio, se trovate qualche oggetto della discarica non ve lo portate via, non lo rompete. Ho visto questa signorina qui che stava giocherellando con questo disco, viene dalla discoteca della Rai, non, per cortesia, non volevo, ma questo è vecchio, 78 giri. Vede che c'è il buchino piccolino? Io ce n'avevo addirittura un album come questo, di 45, di 78, belli. Avevo un bellissimo fonografo a tromba, che di quelli con la manovella, no? La puntina del disco era un chiodo proprio, una scatoletta, sul coperchio c'era l'immagine del cane sulla tromba, la voce del padrone, eh? Se continua a abbaiare Cintia mi mette la museruola, mica solo a me, la dovrebbe mettere pure a Pappalardo però, eh. Allora, questi dischi erano bellissimi, uno, non, peccato che non si può, questo non c'ha, vedi, non entra, si metteva la... Andavo in chiesa con nonna, con mia nonna Bianca, era stupenda, andavamo, lei mi portava, dice vieni accompagna la nonna, e mi portava alle funzioni, alle novene, finivano mai... Mi portava nella basilica di San Martino ai Monti. Già l'idea lo dice, ai Monti per arrivare una pettata c'era. Arrivavamo su con nonna con la lingua di fuori. All'ingresso della chiesa c'era l'effigie di San Martino, il titolare della ditta. Stava lì così San Martino con due cosce, con i fratelli a Bagnale, tutto con la corazzetta. San Martino, quello nostro, no? San Martino che è diventato santo, diciamo, con poco, perché ha regalato mezzo mantello a uno, dice, tiè, santo. Capito? Praticamente gli ha regalato un trench, certi santi per diventare santi con rispetto parlando hanno fatto una fatica, per San Lorenzo alla griglia, tiè, Santa Giovanna d'Arco, flambé, oh, e San Sebastiano, poverello, San Sebastiano, ma lo sapete che legata alla colonna con tutti che staticamente gli tiravano le freccette e Sebastiano fermo le prendeva tutte, anzi cercava di prendere pure quelle che andavano fuori, dice se no qua mi fanno solo beato, za, za, za. Cioè San Martino è diventato, vabbè, comunque per carità, perché anche fra i santi ci sono delle preferenze, delle sparenze,
Allora, San Pietro sta in Prati, San Giovanni fuori le mura. Giovanni dice, ma perché che ho fatto? Fuori le mura! Quella non si discute, eh? C'è Santa Apollinare in classe, Santa Caterina in Valfurva. Allora dice, perché io in classe e quell'altra se ne va sempre a scià sulle montagne? Vabbè, insomma, anche fra i santi ci sono. Io entravo in questa bellissima basilica di San Martino ai Monti, piena di marmi, bella, grande, enorme, delle colonne così, soffitto alto, dorato, dei finestroni. Entravo in questa enorme chiesa, c'era un silenzio, una frescura, una penombra. Entravo per mano con nonna così, camminando, no? Cioè non è che camminavo così, con le gambe da scimmietta, dice, fatta portare lo zoo da nonna, non chiesa. No, io lo facevo per dare l'idea che ero piccino e la nonna era alta. Tutte le nonne sono alte, belle, slanciate. Nonna mia aveva la veletta, il manicotto, era alta così, però. Cioè, però io dicevo, come sei slanciata, nonna, lei tutta contenta, andiamo, va. C'aveva le gambe un pochetto. Allora, entravamo in questa chiesa e nel silenzio assoluto si sentiva La chiesa deserta, c'è sempre uno nascosto da qualche parte che canta. Io dico, ma dove sta questo che canta? Allora non mi fermavo, no? Io mi fermavo, nonna diceva, che fai lì? Perché ti sei fermato? Voglio vedere dove sta il cantante, ma andiamo, cammina, che andiamo a prendere posto nei banchi. Entrando a destra e a sinistra c'erano delle effigie di martiri santi, c'era un profeta con un barbone che mi guardava severo, come dire, pentiti peccatore. Dottore, io non ho fatto niente, ho 6 anni. Il peccato originale? E che vuol dire? Che sei peccatore e non lo sai. E lì è l'originale. Tutte venti e poi ne parliamo, capito? Entravo così. E dall'altra, a destra e a sinistra, vedevo immagini di santi, martiri, sofferenze. C'era uno da un carnefice che gli staccavano un braccio. Un altro a testa sotto, uno infilzato da un tridente che lo trapassava da parte a parte. Si vedevano i 3 spunzoni che fuoriuscivano dall'addome, dipinto con una maestria da questi grandi pittori del 500, del 600, il volto contratto in una smorfia di dolore. Ti veniva voglia da dire, San Cirillo gli fa male, cioè sai quando rido un pochetto. Poi c'era un'altra senza tetta, una con gli occhi sul piattino, uno con una gamba tra le fauci di un leone. Dove guardavo io vedevo sofferenza. Però avevo scoperto un particolare in un enorme quadro, una virginella che per scappare a un soldataccio romano, sai qui i soldatacci romani, oh via qui che te faccio martire. No, no. Io immaginavo tutto questo, no? E lei correndo, il pittore l'aveva ritratta, era quasi come si dice, la pittura cinetica. Sembrava che corresse, la veste svolazzava, si vedeva un pezzettino di coscia a me. Mi aveva l'occhio lì, nonna se ne accorgeva, spinga da uno scappellotto, dice, cosa guardi? Mettiti in ginocchio e di le preghierine. E io obbedivo, oh. Poi sarà stato il freddo, la fame, l'incenso. Mi girava la testa, a me, e io svenivo di colpo sul banco. Mi svegliavano a un certo punto i canti delle pie donne. Tadoria! Io dico, chi è? Oddio! Ma arrivava... No, perché... T'arrivava sto Tadorian come una coltellata qua fra capo e collo. Peggio di una radio sveglia. Io trum, dico, chi è? E le belle le nonnine del quartiere e del rione, anzi, il rione Monti, cantavano tutte a squarciagola. Con la borsa della spesa, perché queste povere nonne all'epoca a casa non gli facevano apri bocca, dicevano, ma tu sta zitta mamma, che ne sai, vai in cucina, ma sta zitta nonna, che ne sai, quelle vanno in chiesa, se sfogano un pochetto, poverelle. E poi tutte le litanie col parroco, che bello, dicevano, turrite burne, ianua celi, rosa mistica, vobbice. Non lo sapeva nel latino, capito? Loro prendevano solo il finale, vobbice, vobbis,
Hobbes, io sentivo Hobbes, Hobbes, ma credevo fosse un santo, Sant'Hobbes, è il patrono del tempo libero, dico, ma chi sarà questo? E perché era questo il nostro problema, sai? Ma sì, ma poi io sono stato a scuola, in collegio dai miei padri somaschi, e io servivo 3 mesi, tutta in latino la messa era prima, oh, mica come adesso che la liturgia è andata incontro alle esigenze dei fedeli, il sacerdote officia, a me la virgola che mi frega, vedi, io, mica, no perché... Insomma, dice, rivolto ai fedeli. Prima invece era tutto di spalle. Oh, era una cosa fra lui e l'Eterno. Noi eravamo tagliati fuori. Non si capiva niente. Oremus, noi, che ha detto a noi? Ci si è già rigirato, state zitto, che te frega? Poi prendeva il messale da qui, lo metteva qui. Dice, perché ha spostato il libro? Leggeva una pagina, poi da qui io ripiavo, rimetteva lì. Cioè, vedi che da quella parte ci leggeva meglio, eh? Rispostava. Insomma, faceva delle cose che ci sfuggivano. Invece adesso, rivolto ai fedeli, il nostro problema era il latino. Noi pregavamo in latino senza capire una parola. Pregavamo sulla fiducia. Almeno in chiesa. Era da ragazzino che volevo fare sta cosa. Ah, i piatti, che bello. Avete sentito? L'orchestra, il gruppo jazz di Marco Zurzolo. Che ritmo che c'hanno. Si sente, no? Loro proprio sono proprio della Sassonia, no? Di che Lander? A sud della Sassonia. A sud della Sassonia. A sud. Tu sei di Napoli. Napoli. E tu? Rusciano, vicino Napoli. Vicino Napoli. Lui? Salerno. Io proprio del sud, Salerno. Esatto, non voglio più. Lui? Benevento. Teniamo pure la Calabria. La terra di Calabria. Insomma, ragazzi che hanno il ritmo nel sangue. Insomma, come tutta l'Italia, d'altronde, il paese della musica. Vai! No, mica solo Napoli, perché poi in fondo Rossini, voi sapete tutti di dov'era, anche il maestro Pergolesi era di Jesi. Insomma, come sono belle le nostre canzoni, Le parole poi, le parole sono molto importanti. Si chiama, quello che scrive le parole nelle canzoni si chiama paroliere. Pare un animale, come il formigliere che va a frugare nei vocabolari, tra i libri, per trovare le parole delle canzoni. Io amo molto le parole delle canzoni. Mi piace, ho un libro che si chiama Il canzoniere italiano, però so tutte dalla M alla Z, perché, cara signora, io non conosco, da là, il primo volume l'ho perso. E dove l'ha messo? Dove l'ho messo, che ne so, se n'è andato in un trasloco, questo è il problema. So tutto però dalla M alla Z, sulla T sono preparatissimo, ce n'è una stupenda. Ci dica qualcosa. Grazie. Sulla T. Sì, la T. La conosce lei quella lì? E tipi tipi tipso col calipso? È bella. E tipi tipi tipso col calipso. La dea Calipso. Un amico mio mi ha detto, no, non sarà tipi tipi tipso col calipso, no? Cioè, io ho detto, ma è così trash, o già scadiamo nel trash. No! Maestro Misha Vanuk, grazie, il nostro coreografo. Come stai? Piacere vederti qui, I ragazzi si stanno preparando, Allora, caro dottore, ce n'è un'altra sempre con la T, un'altra con la T che è bellissima e fa tipi da spiaggia.
ma quanti ce ne sono? Tipi, 8 volte, tipi, da spiaggia. C'è il tipo snob, oh, c'è il tipo shock, oh, c'è il tipo shake, che qui c'è il doppio senso, non so se sei capito, oh, ma quanti, e la cantava Dorelli, ma quanti ce ne sono, tipi, da spiaggia. E i Beatles, i mitici Beatles, non sono mica neanche loro riusciti a uscire indenni dal fatto di scrivere parole per le canzoni. Noi Yellow Submarine, noi la cantavamo in inglese, chi lo sapeva? Cioè, perché si sembrava di cantare chissà che. Yves Submarine, Lille Submarine. E invece, che bel sottomarine, un giallo sottomarine, un giallo sottomarine. Ah, ecco, mi faccio aiutare dalle mie ragazze. Come faceva in inglese? We Yellow Submarine. Yellow submarine, yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Yellow submarine, sempre uguale, submarine, yellow submarine. Però voglio dire, uno la canta, tradotta in italiano è: noi viviamo in un bel sottomarino, giallo sottomarino. Giallo sotto, i Beatles qua la mattina erano proprio in una fase creativa. La regina l'ha fatti i baronetti. Giallo sottomarino, erano un cretino, stavano a parlare con un cretino. Cioè, com'era il sottomarino? Azzurro? Giallo sottomarino, ho detto, giallo sottomarino. Insomma, tutto questo per dirvi, per portarvi a una cosa insieme. Vi ho preso per mano e facciamo una cosa insieme da buoni amici. E ci sono invece delle parole di canzoni che non sono parole per canzoni, ma sono proprio delle vere e proprie poesie, non hanno bisogno di inglese, non hanno bisogno di musica. Giorgio Gaber, in una canzone che si intitola Razza in estinzione, ha scritto questi versi. Non mi piace la finta allegria, non sopporto neanche le cene in compagnia, e con i giovani sono intransigente, di certe mode, canzoni e trasgressioni non me ne frega niente. E sono anche un po' annoiato da chi ci fa la morale ed esalta come sacra la vita coniugale. E poi ci sono i gay, che hanno tutte le ragioni, ma non riesco a tollerare le loro esibizioni. Non mi piace la troppa informazione, odio anche i giornali e la televisione. La cultura per le masse è un'idiozia, la fila coi panini davanti ai musei mi fa malinconia. E la tecnologia ci porterà lontano, ma non c'è più nessuno che sappia l'italiano. C'è di buono che la scuola si aggiorna con urgenza e con tutti i nuovi quiz ci garantisce l'ignoranza. Non mi piace nessuna ideologia, non faccio neanche il tifo per la democrazia. Di gente che ha da dire ce n'è tanta. La qualità non è richiesta, è il numero che conta. Ed anche il mio paese mi piace sempre meno. Non credo più all'ingegno del popolo italiano, dove ogni intellettuale fa opinione, ma se lo guardi bene è il solito coglione. Ma forse sono io che faccio parte di una razza in estinzione.
Evviva l'ensemble di Misha Vanuk. Ah, che bravi, numero straordinario. Guardate, guardate, mentre stavo lì dietro, loro, guardavo loro che ballavano sul televisore, e invece guardate per terra che c'era. Io sembravo, io dico, hanno fatto qualcuno, si è annoiato, ha fatto un organetto. Giro, oh, non c'è scritta una poesia. E poi ho scoperto che questa si chiama Bomba, di Grigori Corso. E io l'ho sentita una sera al Teatro Tenda da un grande attore che io non voglio nominare, ma vorrei immodestamente tentare una pessima imitazione. Lui la sapeva tutta a memoria. Non so se mi spiego, l'ho fatta già vedere in camera, eh? A memoria, no. Boh. Adesso vi dico, provo, vediamo se voi indovinate, se io lo faccio bene. Boom! Incalzatrice della storia, freno del tempo, tu bomba, giocattolo dell'universo, massima rapinatrice di cieli, non posso odiar... Non vado avanti perché sennò... Il grande Vittorio Gassman! Ah, Vittorio, ammappalo che memoria che c'aveva! Tutta memoria! L'ha detta senza prendere un inceppo, niente, da quella volta a me mi è rimasta qui la voglia di dire una poesia a memoria. Veramente spaventati, dice, mo ci dice tutta a memoria questa, cioè mi è preso un colpo a casa, voglio dire. No, io, anche se vengo dal teatro Hauswalsgia, leggero, voglio anch'io cantare, sì, cantare, se sono andato da te, voglio anch'io recitare una poesia a memoria. È una poesia che mi è costata una certa fatica, però per aiutarvi a tutti a seguirla bene, anche per chi non sente molto bene, insomma per i non udenti, come si, vabbè, io mo lo dico, tanto non sentono, anche per i sordi, che insomma, perché uno non può dire certe parole, ma che è, mica soffendo. Insomma, io faccio proiettare il testo, così anche voi lo potete leggere e lo potete seguire tranquillamente. Ecco, se adesso dalla regia ci mandano il testo della mia poesia, io inizio, ecco qua, tutti, ora, se legge facilmente, da su in giù, non è un problema. Dai, allora, vedete l'ideogramma, avete capito perché mi è costata fatica? Comunque io la dico. Un attimo di concentrazione, prego. Asaikotomanaketo. Oh, lei ride, ma è una cosa tragica. Che bordito lo dico io. Ha detto che bordito. Scusi, no, lasci stare, guardi. Non cadiamo nel trash, per favore. Asaina hamanoketo. Saukina shitigo. Sinto sakota. Se mi non che ta fa dai, se chi tu mi do, salta, lo do. Finita. Ho preso una madre, ma non ve ne siete accorti. No, perché adesso, a parte gli scherzi, Grigori Corso, che scrisse quella bella poesia, era amico di uno che invece aveva iniziato questa grande saga della poesia americana, la Beat Generation, i poeti on the road, era Jack Kerouac. Jack Kerouac amava la poesia giapponese e precisamente l'haiku, questo è vero, non sto scherzando, me l'ha detto un amico mio che se ne intende, un professore, l'haiku, lingue orientali, è una poesia giapponese di 3 versi, 17 sillabe, deve, senza trucchi poetici, esprimere un pensiero semplice, ma deve essere leggero come una pastorella del Vivaldi. Ecco, Jack Kerouac amava questi. Adesso ve ne dico uno in giapponese, però tradotto in italiano. Dice: un giorno di gioia tranquilla, il monte Fuji è velato nella pioggia nebbiosa. E poi Jack Kerouac ne scrisse uno in americano, che tradotto sempre in italiano, dice: mancato un calcio allo sportello della ghiacciaia, si è chiuso lo stesso. Era molto americano, bello. Adesso io ve ne dico una, vi dico un haiku in italiano, l'ho scritto io questo. Cioè mi c'è voluta. Io non ho che te, tu non hai che me, non abbiamo granché. Bella, finita. La Russia, no? Beh, insomma, se fa quello che si può. Vabbè. No, raga, per non buttare in burletta poi questo grande poeta che ha iniziato la Beat Generation, i poeti on the road, adesso è inutile che lei, ho capito che mi voleva suggerire una battuta, no, non la dico, qui ci sono gli autori, mi ha detto on the road, non facciamo battute di questo tipo, lascia l'asta, che è bello perché la televisione è verità, prima hai sfiorato
gli stavo da una capocciata a questa. Allora, non la faccio quella battuta on the road. Oh, avete capito il doppio senso? Vabbè, non la faccio, basta. Adesso faccio. Oh, adesso. No, niente applausi. Va, per non, non era un, una burla, uno scherzo. Kerouac scrisse una bellissima poesia che si chiama Coro 96. È breve, breve. A casa, pronto, ci siete? Vi siete addormentati? Facciamo 3 minuti di Rai Educazione per fare contenti i nostri consiglieri. Ho detto educazione, no educational, perché è Italia, Rai Educazione. Piccola, guarda, guarda, senti quanto è bella. Rotolavo giù per la strada, su un triciclo velocissimo. Avrei potuto continuare ad andare e finire nel fiume, o attraverso le rotaie del tram, e sfracellarmi sui ciottoli, spiaccicarmi, tanto che più tardi non avrei potuto macinare sogni di Lake Avenue e veder morire mio padre se fossi morto a 2 anni. Ma ho visto morire mio padre, ho visto morire mio fratello, mia madre, mia madre, mia madre, mia madre dentro di me. Ho visto morire i peri, le viti, le perle, gli alberi dei soldi. Ho visto una ragazza col collettino bianco su un vestitino nero e macchie di rosa sulle guance, morire con gli occhiali in una bara, ma ho corso senza rischi sulla mia bicicletta. Marzia Falcon, Marzia vieni, grazie, grazie, ah che bello, 5 minuti di classe, di eleganza, grazie a Rai 1, grazie a te, grazie a Miscia, Vanuc, grazie, e grazie a Marco Zurzolo, al sax. Allora, grazie, grazie. Noi andiamo avanti, siamo sotto lo striscione dell'ultimo chilometro. Gentili signore e signori, abbiamo in riservo cose molto importanti. Intanto io vi farò un discorso molto... Oddio! Oddio! No, posso vedere? Mi fa venire... Ah, che mi ha portato? Ah, le notizie. Ah!
Ah, c'è già la sigla. Oh, per bacco. Leggerò alcune notizie molto importanti. E come vi capita a casa, quando sentite alcune notizie vi viene da pensare chi se ne frega. Questa sera lo potete dire, io vi leggo alcune notizie e voi vi potete sfogare. Allora, ve ne dico una, se vi viene il chi se ne frega, lo volete provare un chi se ne frega? Un, due, tre. Sentite questa. Ilona Staller, in arte cicciolina, dopo l'esperienza nel Parlamento italiano, tornerà a fare politica in Ungheria. Non ci sta bene? Ah! Sfogatevi! Allora, Federica Panicucci, nota presentatrice, si è voluta togliere lo sfizio di festeggiare il mese di vita della sua nuova frangetta. Mazza, qui ci stava proprio bene, eh? Pietro Tarigone ha comprato un pezzo di terra a Trasacco, un piccolo paese in provincia dell'Aquila, dove vuole fare il cowboy. A lui gli frega, non ha detto niente, che sei amico di Pietro. Ah, oh, eppa, è amico di Pietro. Senti questa, eh? Ecco, aspetta, Antonio Fazio, urca miseria, Antonio Fazio, governatur, 60 anni, governatore della Banca d'Italia, ha ricevuto la laurea honoris causa in teologia morale e sociale all'Università Salesiana di Roma. Mica per l'università, perché... Allora, Diana Blefari Melazzi girava su un enduro e amava le braciole di maiale. Fa pure ridere, non è venuto il chi se ne frega. Allora, aspetta, ce n'è un'altra. Silenzio, attenzione. Heidi Klum, la top model bionda che da maggio in avanti è la compagna fissa di Flavio Briatore. Oh, adesso vengo in questo settore qui che... care signore, voi lo sapete. Alle volte, aspetti dopo la trasmissione, se no sforiamo. Allora, sforiamo si dice in italiano. Alle volte il chi se ne frega non basta per manifestare il nostro disappunto, ci vuole una reazione più forte. Facciamo finta di non essere lo studio qui della RAI, ma di essere la terza C. No? Il professore titolare non c'è, so io che sono il supplente. Quindi 5 minuti di casino, fate casino. Oh. Gli italiani come fanno bene casino! Allora, aspetta, dobbiamo finire. Adesso ci prendiamo 5 minuti di volgarità che, come dice la canzone, fa tanto bene al cuore. Allora, certe volte, quando uno proprio vuole fare la protesta, che ci vuole? Ci vuole il pernacchio. Allora, adesso, aspetta, prima di partire col pernacchio, voi fate un minuto di raccoglimento, mettete l'intenzione che volete, il personaggio che volete, al mio via, partite col pernacchio. Pensate? No? Pensate? Pernacchio? Fa schifo questo pernacchio. Fa schifo. Adesso vi faccio vedere da un grande, da un maestro e con un precedente così culturalmente alto, siamo autorizzati a fare questa cosa trash. Adesso Edoardo ci spiegherà come si fa il pernacchio. Vogliamo vedere? Dalla regia ce lo mandano? Guarda qua. Perché il pernacchio può essere di due specie, di testa e di petto. Prima nel caso nostro li dobbiamo fondere, deve essere di testa e di petto, cioè cervello e passione. Insomma, pernacchio che facciamo a questo signore deve significare tu sia schifezza l'uomo, no? Mi spiego? Ah, va bene. Bravo. Madonna. Adesso io non pretendo che noi facciamo un pernacchio così come Edoardo, però mettiamoci un po' di buona volontà, mi inumidite un pochino qui, pronti, lo strumento va provato, io vi dico a chi si deve fare e dovete farlo con tutto il cuore, cioè di testa e di petto, va bene? Allora, all'impiegato di banca che va consigliato che quell'investimento era sicuro e che non avete perso tutto quello che avete investito. Ma avete fatto, ma mettete lì, madonna, un pernacchio come si deve, e fateci questo pernacchio però, è liberatorio,
Adesso noi vogliamo finire con un ultimo gioco, il gioco di Trash. State attenti, passeranno i titoli di coda. Chi ne inventa, sì, beh, buonasera, già si sono inventati tutti. Chi ne legge di più vince un premio. La poesia della prossima settimana. Avanti con i titoli, via! 1, 2, 3! Sono partiti? Va, aspetta, fammi prendere un attimo. Se ne acchiappo uno lo faccio vedere io. Sai. Guarda come vanno svegli, oh! Non riesco! Chi mi vuole aiutare? Signorina, venga, ma aiuti lei! Signorina, venga lei, ma aiuti lei! Ecco! Chi vuole venire a aiutarmi? Venga, venga, venga lei! Venga lei, signora, venga! Venga, venga, venga ad acciaccare! Venga! Dove stanno? Aspetta, qua, qua! Via questo, via questo! Questo qua, questo! No, no, qui, qui dentro, ma... Aspetta, fammi prendere questo. Io l'ho letto questo, uno l'ho letto. Aspetta, ferma. Voglio vedere se mi prendo qualcosa. Tira via. Ah! Quanti ne avete letti? Ci vediamo sabato prossimo. Stessa ora, stesso canale. Trash. Non si butta via niente! Qua, guarda, sono salito, qua. Vieni qua. Qua, questo. Qua. Sono finiti. Ciao, faccio. Grazie.